Schifezza. Ciao a tutti, benvenuti. Ho appena preso un Malox, quindi ho tutta la pastazza della medicina per il mal di stomaco. Comunque va bene così. Giusto ieri mi sono fatta questa piega tutta riccia. Cioè, ho impiegato tipo un'ora a farla perché non avevo niente da fare a casa. Giustamente mi annoiavo, allora ho detto vabbè, visto che ho tutti questi accessorini per i capelli, perché non sfruttarli? Però tutto il mio lavoro oggi andrà perso, perché ho in mente di fare con voi un esperimento, che ho in mente di fare tra l'altro da tantissimo tempo, però non sono mai stata convinta. Voglio farmi tutti i capelli blu. Circa 2-3 mesi fa, ok, oddio, è passato troppo tempo, io non me ne sono resa conto e non so rispettare le scadenze, sono una persona molto ritardataria, ma ok, va bene così perché fa parte di me tutto ciò. Mi hanno contattato per provare queste colorazioni e vi spiego cosa sono. Sono delle colorazioni che appunto tingono i capelli quasi come delle maschere colorate, quindi non hanno nessuna sostanza tipo ammoniaca, robe pesanti che vanno a stressare il capello. Ed io, raga, ero un po' scettica, infatti ho risposto per email: ma siete sicuri che appunto questo prodotto funzioni sul mio tipo di capello? Perché ho detto, avete visto una mia foto? Ho i capelli totalmente quasi neri al naturale. Siete sicuri che un prodotto del genere possa funzionare su di me? Ho dato un'occhiatina sul sito e non c'è solo il blu ovviamente come colore, ma ci sono tantissimi colori, quindi se funziona, se veramente non c'è bisogno di decolorare il capello per avere un colore magari un po' più pazzerello o eccetera, è veramente il prodotto dell'anno e sicuramente lo potranno usare sia le persone bionde che brune, castane, nere. Insomma, se funziona su di me, raga, funziona su tutti. Non so neanche come funziona, quindi andrò a leggere le modalità d'uso insieme a voi. A capelli lavati e tamponati, applicare una quantità di prodotto sufficiente su una parte o su tutta la capigliatura. Lasciare in posa dai 5 ai 30 minuti in base all'intensità desiderata. Risciacquare abbondantemente e accuratamente con acqua tiepida. Procedere con l'utilizzo del Fair Color Defiance Shampoo Defiance Spray. Pur leggendo le istruzioni non ci ho capito una beata mazza. Ovviamente scherzo, sono una persona intelligente, anche se non sembra. E adesso devo andare a lavare quindi i capelli, perché devo lavarli e tamponarli. Ok, ci vediamo dopo. Bene ragazze, aiuto, una ciocca nell'occhio. Ok, capelli lavati, adesso vado a tamponare per togliere l'eccesso d'acqua. Ricordo che è il mio colore naturale di capelli, quindi andremo a vedere se veramente il prodotto funziona. Adesso li vado a pettinare. I miei capelli sono spessi, quindi non uso molta delicatezza. Madonna, sembro The Ring così. Per lavare i capelli ho utilizzato questo shampoo della Garnier Ultra Dolce, shampoo 2 in 1, latte di vaniglia e polpa di papaya. È la prima volta che uso anche questo shampoo, quindi è un esperimento totale. E niente, io di solito faccio un impacco o una maschera ai capelli. E infatti sto ritrovando qualche nodo perché non li ho fatti, vedete? Non ho fatto né impacco né maschera. E appunto non volevo fare né una maschera né un impacco, perché magari poteva andare a modificare l'effetto finale del prodotto colorante. Quindi teniamoci più basici possibili. Dobbiamo munirci di una maglia vecchia da casa. Tipo io userò questa con scritto stasera faccio la brava. Io la brava non la faccio né di sera né di giorno. Pantini da ginecologo. E il nostro colorante per capelli. Anche a scuola d'estetica, quando facevamo pedicure, ci facevano mettere i guanti. Io ci impiegavo 2 ore e mezza solo a mettere i guanti. Non farà male, signora, non farà male. Per il secondo guanto, un'altra mezz'oretta ce la dovremmo fare. sì, così si mette proprio. Ok, la colorazione è questa. A noi due. Raga, io ci provo, la metterò totalmente a muzzo. A caso, insomma, quello che volete voi. Ho deciso che almeno provo a dividere la sezione sopra sotto, almeno per avere una linea guida. Manco se preghi in aramaico antico. Adesso ci infilo direttamente le dita. Sembra una cosa un po' porno detta così, però tralasciamo, no? No, mi sono sporcata il lugollo si è sporcato. Lugollo si è sporcato. Secondo me mi verranno blu da una parte e neri dall'altra. Io ho questo brutto presentimento. Oh my god. Non sono una parrucchiera, si è notato? La cosa più preoccupante è che io le radici me lo vedo tanto blu e le punte poco. Ho un sacco paura. Infatti ne metto a quintali sulle punte. Prendete, perché io non vorrei mai che mi venissero tipo le radici sparaflesciate blu e poi sotto neri. Perché veramente. Ok, ho acceso un puffo. Ok, lo ammetto, ma non era mia intenzione, lo giuro.
ma non abbiamo più contatti, soltanto lei che non trova. Basta, è una versione un po' neomelodica, diciamo. Raga, ho voluto farmi un nuovo tatuaggio e mi sono ispirata a Fedez. Mi piace? Un po' in testa, sì, spiaccichiamolo ovunque, sì. Sì, che vengo blu solo in testa e il resto no. Dai, dai, giochiamo a sto gioco, sembra divertente. Raga, lasciate like per questo mio esperimento pazzo. Bene ragazze, oggi è totalmente un altro giorno, se non ve ne siete accorti. Comunque ho fonato, ho asciugato i capelli, ho fatto la piega e questo è il risultato finale. Come potete vedere anche voi non c'è traccia di blu, però ho notato che mi ha praticamente solo tinto in mezzo al cuoio capelluto, quindi ho praticamente solo le radici e il cuoio capelluto blu in questo momento. E ho trovato dei pro e dei contro a questo prodotto, e il fatto che io l'abbia messo nel sacchetto già vi fa capire tanto. È un colorante per capelli che macchia tantissimo. Io veramente ho macchiato quasi mezzo bagno per farlo, e ho dovuto poi lavare tutto con la candeggina, altrimenti non c'era verso di farlo andare via. Questo colorante per capelli mi sento di bocciarlo, ma non solo perché non ha preso sul mio capello, perché appunto l'ha leggermente scurito, non ci sono tracce di blu come vedete. Io sono leggermente più chiara, quasi un cioccolato scuro come colore al naturale, e quando vado al sole mi escono i riflessi rossi, e invece adesso sono praticamente nera anche alla luce solare e non ho più i riflessi rossi, ma li ho molto molto più freddi. Cioè, secondo me è veramente ingestibile come prodotto, e secondo me ci sono altri coloranti o comunque delle tinte che non vi fanno fare tutti questi pastrocchi fatti in casa. Io ad esempio questo risultato riuscivo benissimo ad ottenerlo anche con un colorante nero blu preso al supermercato ad esempio. Mi ha soddisfatto. I pro sono appunto che sui capelli chiari prende sicuramente benissimo. Per le brune non lo consiglio assolutamente. I contro sono che macchia troppo, mi sono macchiata a metà collo, la fronte andava via con difficoltà. Il colore, perché è molto pigmentato, essendo magari che non ci sono parabeni, non c'è ammoniaca, hanno puntato molto sul colore, sul pigmento forte, però appunto sul mio capello scuro non può risultare, insomma, quindi no, non mi è servito granché, ho solo sporcato casa. Spero che questo esperimento barra review vi sia piaciuto, noi ci vediamo a un prossimo video, questo lo vado a buttare anche perché ho utilizzato tutto il prodotto. In caso volete fare anche voi questo esperimento, se avete magari capelli un po' più chiari, vi lascio il sito qua sotto nell'info box. O magari se siete scure e volete dei leggeri riflessi, comunque vi può aiutare, può essere anche un riflessante, però sappiate che dovete poi mettervi con olio di gomito a pulire un po' il tutto. Ci vediamo al prossimo video, un bacio!